bella camicia! Ma ti sta proprio bene! E che bei capelli! Anche quelli! Soffici come la seta! E io qui ho anche un bel coltello! Per cosa? Beh... per... Mamma mia, dove ci troviamo? Cos'è sto gioco? Salve alla gente, qui Gabby e benvenuti su John Doe! Un gioco dove impersoneremo una ragazza stalkerata da un tizio strano. Molto strano! Beep, beep, beep. Ok. Ah, ma che ore sono? Ah, cavolo, ho dormito troppo. Devo muovermi, altrimenti faccio tardi al lavoro. Grazie, stanza tutta rosa, va bene. Dovrei farmi una doccia? Ma sì, dai, facciamoci una doccia e vediamo che succede. Sì, guarda. Puzzo di piscio! Va bene, non mi lavo da 3 giorni. Guarda qua, nella mia bagno rosa. La doccia rosa. Hello? Oh no! C'è qualcuno nel mio bagno! Chi è sto coso? Lui mi osserva! C'è un ragazzo che mi sta guardando da tutto il tempo! Credi che sia carino? Voi credete che sia carino questo ragazzo? Ha il sorriso da pazzo, gli occhi strabici, farebbe paura a chiunque! No! Non è carino! Per niente, non è per niente carino! Mi sta guardando in modo strano col suo sorriso! Non credo che abbia mai chiuso occhio da allora! Non gli si sa chiudere! E quindi... va bene, tempo di andare al lavoro. Cioè, come? Sono andata a lavoro e non ho denunciato alla polizia che avevo un tizio in bagno? Vabbè, questo mondo è veramente strano, non lo so. Trovi uno strano supermercato. Psicadelico. È una giornata lenta. Eh? Oh, è quel ragazzo strano che era anche nell'autobus. Non era nel bagno. Ciao. Salve, la posso aiutare, signore? Come ti chiami? Mi chiamo quello che mi chiamo. Oh, è sicuramente uno di quei nomi che ho sentito. Oh! Che aveva? Ma tu puoi chiamarmi John. John Doe. John Doe si utilizza soltanto nelle situazioni in cui non si conosce il nome della persona, quindi non me lo vuole dire. E quella maglietta col sorriso creepy? Mi vorrei uccidere, lo so. E dopo il lavoro, beh, dove vai? Glielo dico? Proviamo a dire di sì, dai. Ah, sì, sono occupata dopo il lavoro. Ho roba da fare. Non sai com'è la storia. Sì, quindi hai bisogno di qualcosa? Ok, è stato veramente un tipo strano. Questo qua. Oh, mamma mia! Finalmente via dal lavoro. Adesso posso tornare a casa e dormire. Ciao! Non di nuovo, mi sta perseguitando! Oh, cavolo, mi è spaventato! Ti piace essere spaventata? No, non mi piace. No, io odio essere spaventata! Cerco di evitare i film horror finché posso. Ok? Ma lo sai che sei carina? Quando sei spaventata? Posso venire a casa con te? No, 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 col cavolo, diciamo sempre no. No, assolutamente no, non ti conosco neppure. Cosa nasconde poi sotto le tasche? Ma certo che mi conosci, mi hai incontrato prima. Siamo praticamente migliori amici adesso. Potremmo anche essere di più. Lingua parla di cuore. Ok, adesso devo andare, l'autobus è qui. Per favore non seguirmi. Mamma mia, e continua a guardarmi. No, mi sta ancora seguendo. Ok, ora siamo qui e... non è qui! Forse non è sceso dall'autobus. E questa è una cosa buona. E questa è una cosa buona, ti prego. Ho fame. Dovrei andare a mangiare? Adesso me lo trovo dentro il frigo, porca trota. Vabbè, proviamo a dire di sì. Sì, dai, ho bisogno di un contentino per la giornata spaventosa. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Ho calpestato qualcosa! Che cos'è questa cosa? Che diavolo è? Sembra sangue. Puzza terribile. Sembra
Sangue! Sto per vomitare! Era disgustoso! Ho perso la voglia di mangiare! Forse devo solamente andarmi a rilassare e guardare un po' di TV prima... Ma cosa? Ci hai appena calpestato del sangue in casa tua e ti vai a rilassare a guardare la TV? Ma chiama la polizia! Sono così stanca! Finale numero 3! Dove ha perso l'interesse? Cioè, non so, mi ha lasciato un regalino di sangue per terra e ha perso l'interesse. Meno male, credo che sia un buon finale che Due abbia perso l'interesse. Anche io l'ho perso, però possiamo provare a fare altri finali? C'ho paura, ma proviamo. Ok, questa volta riproviamo in un altro modo. Ad esempio, adesso lei ci chiedeva se dovevamo fare la doccia. Proviamo a cambiare le carte in tavola e vedere cosa succede. Vuoi farti una doccia? No. Ah, dai, potrò farmi un'altra... No, vabbè, dai, chi se ne frega? È bello puzzare, me ne vado fuori, devo andare al lavoro. Quindi andiamo senza lavarci. Magari lo tengo lontano col mio odore, sarebbe divertente. Quel ragazzo continua a guardarmi tutto il giorno. Pensi che sia carino? Proviamo a dire di sì. Questa volta proviamo a dire di sì e vediamo cosa succede. Beh, è tipo carino. In un modo un po' stalker, ma stalker in modo carino. Va bene. Non so. Vabbè, tempo di andare a lavorare. Ancora qui. È una giornata lenta. Eh? Oh, è quel tizio strano del bus. Ciao. Ah, ciao, posso aiutarla, signore? Hai un buon odore. Come un buon odore? Non mi sono lavato apposta. Ok. Cosa posso fare per te? Hai bisogno di qualcosa? Come ti chiami? Mi chiamo Gabibba. Gabibba la Gabarabibba. È un nome stupendo! Mio! Vuoi chiamarmi John Doe? Ok, fai qualcosa dopo lavoro? Non faccio niente. No, non faccio niente. Perché lo chiedi? Ah, se n'è uscito, strano. Ok, non so se abbia cambiato qualcosa. Finalmente fuori dal lavoro. Potrei andare a casa a dormire. Ciao! Oh, cavolo, mi hai spaventato! Ti piace essere spaventata? Proviamo a dire di sì, ho paura di dirlo, ho paura, vediamo, sì. Beh sì, ma solo quando ne ho voglia io. E tu non dovresti andare davanti alle persone così. Lo sai, sei carina quando sei spaventata. Posso venire a casa con te? No. Nope. Proviamo a dire di sì, ho paura, ragazzi, preparatevi. Preparatevi le mani davanti agli occhi. Io credo... Tu non dovresti invitare degli stranieri a casa. Oh... Ma non preoccuparti, io non sono uno straniero. Tu ora mi conosci. Oh no. Mi continua a seguire. Ok, siamo qui e... Eh? Non è qui. È andato via dal bus. Beh, è una cosa buona probabilmente. Quindi anche se gli ho detto di sì, non c'è. Ho fame, dovrei mangiare? Proviamo a dire di no questa volta. Sto cambiando le carte in tavola, ma non lo so che sto facendo. Proviamo a dire di no. Nah, ho già mangiato al lavoro. Credo che mi rilasserò e guarderò la TV. Che cosa stai guardando? Oh! Come sei entrato in casa mia? Beh, la porta era aperta. Oh! Posso rimanere? No, non mi lascio scegliere! A dire il vero... Con chi occhi me lo dici? Sceglierò io per te. Io lo so che tu vuoi che io rimanga per sempre. E sempre! E sempre, 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 sempre! E ragazzi, è rimasto per sempre. Anch'io ci sono rimasto. Finale numero 1. Dove ti ama? Mi sa che adesso sarò in pezzettini dentro una tomba. Yeah! Ok, adesso sono di nuovo qui perché ci sono altri finali. Possiamo provare a vedere qualcos'altro. Pensi che sia carino? Proviamo a dire di no stavolta. Magari si incacchia. No, fa cagare e non mi piace. Addio. Oh, è lo strano tizio. Ciao, ciao, come va? Qual è il tuo nome? Allora, questa volta fai qualcosa dopo lavoro? Proviamo a dirgli di no. Di nuovo. E cambiamo alcune cose. Adesso voglio rivedere cosa c'è dentro il mio frigo. Quando lui vuole seguirmi in casa. Ok, ora torno a casa mentre lui mi sbirra. Ok, questa volta tornerò a casa. Ho cambiato alcune piccole scelte.
Lui mi sta seguendo. Ok, non c'è più. Bene. Adesso che siamo a casa dobbiamo dire nuovamente sì. Sì, ho bisogno di mangiare. Ok, cosa abbiamo qui? Oh, ho pestato qualcosa. Ah, una macchia di sangue in casa. Chi l'avrà messa? Mi farà del male. È stato disgustoso. Ora devo guardare un po' di TV. Che cosa guardi? Come sei entrato in casa mia? Mi hai fatto entrare tu, deficiente. Ti dimentichi le cose, lo sai? Di cosa stai parlando? Riesci a sentirlo, non è vero? C'è qualcosa qui, tra di noi! È l'amore, l'amore, l'amore! Sì, sì, con un coltello? Mi ami, mi ami, mi ami. Sì, sì, sì. Credo... No! Guardate la maglia! Ha cambiato... Anche la maglia cambia scritte con lui. È posseduto da una maglietta pazza. Sei così amorevole! E mi ha baciato! Ti amo! Mi ha mangiato il sangue! Sapete, no, quando tra due piccioncini si dice io ti mangio, ti mangio? Lui questa cosa l'ha presa alla lettera. Ok, stavolta invece, per un'altra pazza fine, proviamo a dire sempre di sì. Ora gli ho detto sempre sì, sempre sì. Vediamo cosa succede. Sì, 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 sì. Ho detto ancora sì. Cosa abbiamo qui? Il sangue di John Doe. Non lo so perché c'è del sangue. Mi ha ucciso il cane. Ok. Ora possiamo guardare la TV. Sono così stanco. Oh! È successo qualcosa! Perché ho detto sempre sì! Questa volta proviamo a dire sempre di no. Non è successo qualcosa? Devo andare a lavorare. Vediamo se è cambiato qualcosa, perché... Ora facciamo sempre no. Io non ho bisogno di una doccia! Eh? Mi sono sentita strana per un secondo. Oh, forse è solo un déjà vu. Mi ricordo dell'altra linea temporale. E lui è molto più pazzo ora! Quel ragazzo mi sta guardando tutto il tempo. Prendi sia carino, no! Sì, lo credo! Aspetta, cosa? Mi sta cambiando il modo di parlare. Tempo di andare a lavorare. Oh, signore. Giornata lenta, eh? Il tizio strano. Ciao! Ciao, posso aiutarti? Hai un buon odore. No, 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 no. Allora, senti, tu... Non ti ricordi di me, vero? Come? Ma come sai il mio nome? Ah, mi ha detto il nome. Il mio nome è... Ma puoi chiamarmi John Doe. Forse è un vero nome. Ok. Farei qualcosa dopo lavoro? No. No, certo che no. Vuoi uscire? Sono costretta. Sì, sì, mi piace. Usciremo assieme. Aspetta, come? È andato. Non volevo dire tutto ciò. Perché l'ho detto? Finalmente fuori da lavoro. Devo andare a dormire, mi sento strana. Ciao. Oh cavolo, mi hai spaventato, senti. Prima non volevo dirti niente, lo sai, di quella cosa? Come? Ti piace essere spaventata? No. Sì, lo amo, spaventami, dove spaventami di più. L'autobus è qui, per favore, non seguirmi. Oh, cavolo, ho detto tutto quello che non volevo dire. Ho fatto la bestia contraria. Questa volta mi segue? Non c'è? Ok. No, questa volta è lei in casa. È entrato con me. Ti è piaciuto il regalo che ti ho lasciato? Come? Quale regalo? Ah, giusto, non è ancora successo. Ecco qui, te lo posso dare. Ma è disgustoso! Cos'è sta roba? Un ratto morto? Era il pezzo di carne di prima. Devo allontanarmi da te, non seguirmi. Sono uscita. Aspetta, ma che diavolo? Ma questa non è la camera mia. Ha un odore orribile. Va tutto bene, amore mio? Io me ne vado. Che sta succedendo? Devo uscire di qui. Guarda la porta, oh cielo! Non vedi, mia cara? Vedo, vedo tanti occhi, vedo. Sei sempre stata qui. E io mi assicurerò che non te ne andrai. Ending 4, yes!
No! Cioè, yes! Che cavolo è stata sta fine? Beh, stavolta invece facciamo il contrario. Diciamo sempre no. Magari succederà qualcos'altro. Mi sta seguendo. Ok, adesso faremo ancora no e vediamo che succede. Stiamo qui. Sono così stanca. Ho fatto sempre no. No, di nuovo! Eh? Che tempo è? Oh, questa volta mi sono svegliata in tempo. Ho il tempo anche di mangiare e fare uno snack. Prenditi un diario. Ma io lo vedo sotto il letto. Vuoi fare la doccia? Oh no. Proviamo a fare no. No, dai, vado a mangiare qualcosa. La doccia la farò dopo. L'autobus è più vuoto del solito. Mi sento un po' sola. Oh, qualcuno è entrato. E sembra familiare. Credi che sia carino? È più carino dell'altra volta, quindi potremmo dire di sì. Sembra più normale, proviamo a dire di sì. Sì, è molto carino. Un po' strano, ma carino. Ok, tempo di lavorare. È stata una giornata lenta oggi. Mi sto quasi addormentando. Eh? Oh, è quel ragazzo dell'autobus. Ciao. Ah, ciao, posso aiutarti, signore? Hai un buon odore? Usi uno shampoo speciale? A dire il vero, non ho fatto la doccia oggi. Quindi è un po' imbarazzante quella tua domanda. Oh, mi dispiace, non lo sapevo. Beh, grazie comunque per il complimento. Cosa posso fare per te? Hai bisogno di qualcosa? Come ti chiami? Il mio nome è Gabibba. Lo puoi vedere qua, Gabibba. È un nome fantastico. Il mio è... Beh... Puoi chiamarmi John Doe. O magari solo Doe. Ok. Ehi, fai qualcosa dopo il lavoro? Beh, adesso andiamo avanti, ragazzi. Qua mi sta facendo le stesse domande, solo cambiata la grafica, quindi no. Non sta facendo niente, possiamo uscire? Non lo so, ci siamo appena incontrati. Dai, c'è solo un modo per incontrare qualcuno. Provaci con me. Ci penserò. Oh, questo lo prendo come un sì. Beh, almeno è appassionato. Potrebbe essere divertente uscire con lui, non lo so. Che lunga giornata. Non vedo dove, forse si è arreso. No, eccolo qua. Oh, mi è spaventato. Oh, mi dispiace. A volte spavento le persone per accidente. Ti piace essere spaventata? Proviamo a dire no. No, non mi piace. Odio quel feeling. Beh, sei carina quando sei spaventata. Ok, andiamo al sodo ora. Basta che fai il bravo. Quindi stiamo tornando a casa assieme. Questa volta sembra contento. Contento di piantarmi un coltello in stomaco, mi sa. Ok, eccoci qua. Puoi entrare. Non vedo l'ora di passare un po' di tempo con te. Il tuo appartamento è molto carino. Proprio come te. Perché te intende me. Perché il mio nome è me, in realtà. Grazie. Sai, non ho ospiti molto spesso. Vuoi qualcosa a mangiare? Posso guardare in cucina? No. Voglio dire, non andare in cucina. Ok? Perché non guardare un po' di TV? Io amo la TV. Proprio come... niente. C'è uno strano show di pagliacci. Lo amo. Amo questo show. Amo guardare la TV con te tutto il tempo. Sono così felice di essere qui con te. Sì, veramente divertente. Ti piace stare con me così? Oh, sì, beh, voglio dire... Dovrei conoscerti però un po' meglio per capirlo. Aspetta, cosa intendi in questo modo? Ah, perché lui adesso è diverso. Oh, in questo caso... Oh, è diventato di nuovo brutto! Allora conosciamoci meglio! Ending 5 personal time! Quindi ha fatto finta di essere carino per poi essere un figlio di trota! Ok, questa volta dobbiamo fare un'altra scelta in questa casa. E ho qui la guida per come farla. Devo fare... Prima sì, devo prendere... Questa volta ci prendiamo la doccia. Sì, dai, facciamoci una doccia. Ho fatto un strano sogno, ma vorrei ricordarmi che sogno ho fatto. Cavolo. Magari me lo ricorderò prima o poi. Bene, abbiamo fatto la doccia. Beh, io vado a casa, ci vediamo. Ok, ho fatto alcune scelte diverse. Questa volta non è sull'autobus. Beh, meglio così, sono stanca. E quel tizio era strano. Ok.
Voglio andare a letto. Eh? La porta è aperta? L'avevo chiusa prima di partire. Salve, c'è nessuno qui? Io credo... Oh no! Ciao! Do, sei qui? Ma che ci fai in casa mia? Lo sai? Non è giusto. Cosa? Di che stai parlando? È veramente ingiusto che non mi hai dato una possibilità. Io ho fatto tutto giusto. Ho fatto tutto come volevi. Io posso essere tutto ciò che vuoi. Entrambi, vedi, ho rifiutato entrambi. Che c'è di sbagliato in me? Tu mi ami? No, non ti amo, grazie a Dio. Io non ti amo. Tu non mi conosci. Sei solo uno stalker infame. Io voglio che mi lasci stare, Do. Io non capisco. Ho fatto tutto giusto. Perché non mi ami? Perché? Addio, Do. No! Non lasciarmi, non voglio essere da solo! Ah, sto chiudendo il gioco! Per favore, non lasciarmi qui! Abbandonato! Mi sa che il gioco sa che è un gioco. Ci ha rotto la quarta parete in tutti i sensi. Ok, questa volta sto guardando il video di YouTube perché è la stessa cosa. Facciamo ti amo sì. Vediamo se gli diciamo sì cosa succede. Io credo di amarti, Do. Dopo tutto quello che mi hai fatto, anche se tu mi ami con un coltello. Ma cerca di non far finta di essere uno che non sei. Non dovresti essere obbligato a cambiare. Non sarebbe giusto. Io credo di ricordarmi di te adesso. Ci siamo già visti, vero? In un'altra forma. Eh? Ogni notte. Do. Dobbiamo continuare ad incontrarci così? Eh? È un loop infinito. Quindi? Che sta succedendo? A questo punto, dobbiamo vedere che succede. Dream come true. Cioè, ci siamo innamorati, abbiamo continuato. E sapevamo che era un loop, ma ci ho provato lo stesso e... Ehi, mi sono innamorato di un videogame, ragazzi. Credo che la storia sia questa, che ti sei innamorato di un videogame. E ci dovrai stare tutta la vita assieme. Lui è felice, tu sei felice. Che bello. Mamma mia, un gioco strano. Con tante, ancora delle domande ce le ho. Non ho ancora capito bene. Dovrò riguardarmelo probabilmente mentre lo editerò questo video. Mi renderò conto di più cose. Fatemi sapere anche voi se vi siete accorti di qualcosa in questo gioco. Ma per questo episodio concludo qua. Io vi ringrazio per la visione. Non posso urlare tanto che ho dei vicini che poi mi saltano addosso. Io vi ringrazio e noi ci vediamo a prossimi fantastici video. Ciao ragazzi!